Hello my little friends, how are you today? Ben ritrovati dalla Maestrelli e dall'immancabile Wombi. Siete pronti? Oggi faremo un'attività molto carina dove dovremo usare le mani per creare questo. Pronti? Un simpatico riccio. Vediamo quello che ci serve. Questo è l'occorrente di oggi. Allora, abbiamo un gomitolo di lana rosso, ma va bene qualsiasi altro colore. Io in casa avevo questo. Un pennarello nero, va bene anche a punta fine, un scotch, un pezzettino di scotch, va bene anche quello trasparente, un tappo, un pezzettino di carta rosso, un pezzo di cartoncino, va bene, questo è quello della pizza che ho mangiato ieri sera, e delle forbici, mi raccomando bambini, per voi sempre a punta rotonda. La prima cosa da fare è andare a disegnare sul cartoncino il nostro amico riccio. Io mi sono avvantaggiata e questo è il mio risultato. Lo so, non sono un granché a disegnare, ma questo è il mio meglio. Adesso andrò a ripassare il bordo usando il pennarello nero. Adesso con le forbici, io userò queste da adulto, andrò a ritagliare tutto il bordo. Quando il riccio sarà terminato, andremo a prendere il nostro filo, lo teniamo fermo con un dito dietro e andiamo a farlo passare tra le sue spine. Adesso prendiamo il nostro pezzettino di carta rosso, mettiamo il tappo sopra e facciamo un cerchio. Forse è meglio prendere anche un pennarello a punta un po' più fine, ma io avevo questo. Ecco. E andiamo a tagliare. Manca qualcosa, non trovate? Dobbiamo mettere il nasino. Quindi prendo un pezzettino di scotch, lo attorciglio, così, lo applico dietro e poi lo metto qui. Il nostro riccio è pronto. Ed eccolo qua il nostro amico riccio. Ti piace, Wombi? Bye bye, my friend. See you soon.